Ho preso questo logo, che è un pesce rosso, che è anche rimasto molto nella memoria, nel ricordo delle persone, perché un pesce rosso in montagna fa strano, ma milioni di anni fa c'era il mare a Cortina. Infatti ci sono moltissimi fossili, e si va dappertutto nelle montagne e trovi fossili di conchiglie e di pesci, e doveva essere il miglior amico dello scoiattolo rosso, che è il simbolo di Cortina. È un animale portafortuna. Era nel 1995 quando ho avuto il piacere di incontrare Vittorio Gassman e altri personaggi nel mondo del cinema che hanno cominciato a spiegarmi cos'erano veramente i corti e mi hanno suggerito di realizzare un festival di cortometraggi. Perché ho utilizzato il nome Cortina per fare questo gioco di parole, corto, cortina, metraggio, cortometraggio, e ho scelto Cortina come il mio primo punto di lavoro nel mondo cinematografico. E ho sempre cercato di portarla avanti anche come posto di cultura, perché Cortina non è solamente villeggiatura o mondanità, ma è anche grande cultura e il miglior modo di un festival di cortometraggi. Io ho fatto diversi corti e sapevo ogni volta che stavo preparando qualcosa di me, per quando poi sarebbe passato il treno più grande. E lo fai perché hai bisogno di nutrire la tua anima per poi poter dire la tua in un modo forte. Quando e se te ne sarà data la possibilità, o meglio, se vorrai prenderti una possibilità. Io sono una mega fan del cortometraggio. È una palestra assolutamente essenziale e anche molto complicata perché secondo me a volte è più difficile scrivere un corto che un lungo. L'idea sviluppata in un breve tempo è una cosa che mi interessa molto perché lì entra in gioco veramente l'efficacia della scrittura. Però, avendo il tempo limitato, la bravura è proprio tutta lì, quindi non puoi improvvisare, non hai tempi morti, deve essere proprio un'idea fortissima, altrimenti non ti rimane niente. Invece, secondo me, un corto comunque deve farti pensare, deve farti riflettere. Nel caso di cortinametraggio, è bello questo tipo di integrazione perché rappresenta proprio un crocevia di artisti, di attori, registi che poi durante le giornate del festival si confrontano, possono nascere delle collaborazioni e magari poi nascono nuove idee, nuovi progetti che vedremo realizzati sul grande schermo. Vedere tutti i miei ospiti quest'anno come si sono coesi, si sono amalgamati, si sono trovati. C'è una collaborazione incredibile anche tra di loro. Quindi questo vuol dire festival con la F maiuscola. E Cortina dà la possibilità, perché a Cortina ogni anno registi giovani conoscono produttori e magari continuano la loro strada con loro. Magari a differenza di tanti altri festival, i talents, produttori, registi hanno piacere di venire sia per quello che c'è intorno e sia per il valore delle opere che ci sono in concorso.